Buonasera Feltri, senta, cosa ne pensa dell'ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO? No? Un buon segnale, no? Forse l'Europa no, si rafforza. Un buon segnale o un cazzo di niente. No, ma no, no. Però no, non così. Ma non no, così. È evidente che ora Putin vincerà a mani basse. Ma perché? Cos'è? Perché? Ah, perché la Svezia è la patria di Greta Thunberg. E cosa c'entra? Cosa c'entra? Ora per colpa di quel cono stradale con le trecce. No. Aspetta, non sa neanche che cazzo voglio dire. Ha già detto se la Russia, se la Russia ci attacca, per non inquinare, sì, ci difenderemo con le portaerei a vela. Ma no, tra l'altro sarebbero gli aerei con l'elica ad elastico. Magari, i carri armati con le pale eoliche, sì, che si impigliano nei tralicci. Va bene, va e bene. Le bombe, invece, sì, di sganciarle con gli aerei, le mandiamo con i runner in bicicletta. Ma guardi, ma magari si riuscisse ma ad evitare. Poi, cosa vuoi vincere quando in Europa ognuno fa il cazzo che vuole? No, stia chi calmo. Chi casa Putin lo paga in euro, chi lo paga in rubli, lo so. Il Belgio glielo paga in cavolini di Bruxelles, no, perché non c'hanno altro. Ma non è vero, però è vero che sì, l'Europa... la confusione in Europa regna sovrana. È un po' sì, cioè... ma, più che in un continente, sembra una donna dentro una cabina armadio che non sa cosa mettere. Ma non faccia paragoni, adesso ce lasci stare. Ma no, è così, l'Europa mi ricorda tanto la pubblicità di Calvin Klein. Sì, ecco, non... quella sì, fatta per la festa della mamma con l'uomo incinto. Non è un uomo che però incinto, era una donna. Sì, va bene, è un'idea pubblicitaria. Ma peraltro io dico, ma metteteci un bugiardino. Ma non serve per il bugiardino. Capire come minchia dobbiamo chiamare uno che la minchia non ce l'ha, vabbè, però non... si sente uomo, ma vuole la maternità come una donna, sì, non sì, vuole le tette, ma non vuole neanche la minchia che cioè, poi allora, più che non vuole la minchia è che non sa che minchia sì, vuole. Vabbè, direi che ha fatto un irricevibile riassunto, perché invece è un inno, è che io vado in confusione, ma lei, ma invece se vado in confusione io, figuriamoci, sì, il bambino che tra l'altro è già nato, ma sarà felicissimo quando si è trovato, guardi, di fronte ad una mamma col corpo di uomo con la barba, è bellissimo, invece di dire mamma ha detto ma noia. No, per favore, per favore cosa? Ma non può adesso dire. Noi persone normali che ancora i genitali non li abbiamo mescolati come un mazzo di carte, non sono normali, non è normalità, una leotta ci fa impennare la lancetta del testosterone. Ci faranno sentire una minoranza reietta. Ma no, a parte che tanto ogni che negli aeroporti toglieranno l'area fumatori e metteranno l'area figatori. Guardi, e tutti ci guarderanno con disgusto. No, ma lei sta può, esagerando. Però ma non no, è una normalità quella. Ma non esiste no, più verità, questo concetto. Ma no, ma la smetta, ma ormai siamo nel... Ma no, il mondo oggi è così. E meno male. Poi non stupiamoci se ci viene il vaiolo. Ma per perché c'è? Ci ingroppiamo i primati alle Canarie. No, allora si chiama vaiolo delle scimmie, ma non c'entra. Ma infatti è per questo che io non mi schiodo da Via Quadrona. Ma guardi, di Milano, bravo. Anche perché a me non me ne frega un cazzo di viaggiare. Vabbè, soprattutto lei, in Inghilterra. Perché? Che sfanculano le nostre università. Quello è stato un gesto brutto. Ma dico, ma come si permettono, ma quei infatti, mangiatori di merluzze e tuberi fritti che cagano bastoncini Findus? Ma può non andare sempre a insultare? Si possono esprimere. Ma gli inglesi l'insulto te lo strappano di bocca. Ma non serve. Non... Quando 2000 anni fa li abbiamo creato gli acquedotti, loro gruffolavano nel fango e avevano le mutande indietro, di corteccia. Sì. Ma no, ma non tra l'altro, erano gli acquedotti ancora oggi non hanno capito a che cosa servono. Ma come no? Ma certo. Visto che per pulirsi aspettano di far la muta della pelle. Allora, sono luoghi comuni. Guardi, no. Chieda scusa agli inglesi, ma no, chiediamo scusa. Ma non si possono dire ste fesserie. Ma su. No, quelli lì l'acqua la usano solo per fare il tè. Ma no. E la faccia se la lavano quando parlano fra di loro. Ma cosa sta dicendo? In quanto avendo tutti i denti storti si sputacchiano in faccia. Ma no, allora la smetta di insultare. Ma guardi, no, ma non... quale insulto? È fattuale. Non è fattuale, no. Ma non sono loro che rifiutano le nostre università. Eh sì, invece. Ma no. Ma sì, siamo ma... noi che non ci andiamo per senso estetico. Ma la smetta, ma magari, sì, gli inglesi sono talmente brutti che guidano a sinistra. Oh, mamma mia. Perché nel marciapiede di destra hanno paura di vedere i denti di quella cavalla con la permanente che gli inglesi chiamano Camilla. Ecco, basta. Io direi, lasciamo da parte... Ma per no, favore, ma non insulti. Ma anche no, lei. Ma non insulto cosa? Ma stai insultando tutti. Le dico solo che in Inghilterra i ragazzini di 13 anni le prime manovelle se le fanno pensando alla regina, che è la più figa. No!